c'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo... il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola, una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. L'allenatore si è deciso per il 4-5-1 per tentare di portare a casa il risultato oggi. Beh, sembra che l'allenatore punti a imbrigliare la manovra d'attacco avversaria con un centrocampo folto. Il possesso di palla rivestirà un ruolo importante. Cinque centrocampisti rendono complicato per gli avversari costruire il gioco e rifornire le proprie punte. Ma dovranno anche essere abili nell'impostazione della manovra offensiva per servire l'unico attaccante schierato. E si comincia! Belotti. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Mette in avanti. Ottimo il fraseggio. Cerca lo spunto sulla destra. E trova bene. Occhio alla conclusione. C'è il retropassaggio. Bel tiro! La toglie dalla porta! E qui falliscono nuovamente una grande occasione. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Ottimo disimpegno, fondamentale. Parte di gara già frenetica, vogliono schiacciare gli avversari nella loro metà campo fin da subito. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Ci prova di testa, fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ambrosini, siamo ancora sullo 0-0. Il pallone prosegue nella sua corsa, ha provato l'azione individuale senza successo. Stanno facendo un possesso palla insistito ma troppo sterile. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Prova a cambiare da...
la situazione con una giocata in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Belotti. Mezz'ora di gioco già in archivio. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Bella azione sulla corsia di sinistra. Pallone verso il palo più lontano. Smanaccia, via, via il pallone. Ci mette una pezza. Si fa attendere, ma non ci siamo annoiati. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Coco continua ad avanzare verso l'area. Coco con il va di testa e c'è il palo, letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Salvati dalla traversa! Si fa trovare al posto giusto e allontana. Numero! Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Porte inviolate, ma hanno avuto molte opportunità per far gol. Tante occasioni, un rigore sbagliato. L'allenatore sicuramente non sarà tenero con i suoi attaccanti tra il primo e il secondo tempo. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Prime fasi della ripresa già in corso. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Grande occasione. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Ci mette una pezza. Palla allontanata senza troppi complimenti. Belotti
siamo ben oltre la metà della partita, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. L'appoggio sulla fascia. Ci prova. Il portiere si oppone. Cercano un'azione veloce. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opta per il lancio lungo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ecco un'occasione. C'è il tiro. Splendida reazione del portiere. Ambrosini. Pallone lungo in verticale. Lungo passaggio in avanti. Prova il cambio di gioco. Coco. Partita ancora completamente aperta. Ambrosini. Sicuro in fase di palleggio. Coco. Riceve in ottima posizione. Riceve un pallone interessante. Riceve il passaggio. Avanza verso l'area. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Belotti. Apre l'alettone, deve far fronte alla pressione dell'avversario. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Davvero una bella serie di passaggi questa. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non devono sprecare tempo in questo possesso palla. Ambrosini. Che botta! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Coppo. Mostrano un buon controllo del gioco e trova il compagno. Mantengono la pressione, conquistano un buon calcio d'angolo. Intervento goffo. Abbiamo superato il 90esimo, ancora 0-0. Provano a ripartire da dietro.
ed ecco il fischio dell'arbitro. La partita si è mantenuta in equilibrio. Adesso decideranno i calci di rigore. Tutto sommato la partita mi è piaciuta, nonostante lo 0-0. Ora qualcosa dovrà accadere per forza. Ci vuole freddezza adesso. È arrivato il momento dei calci di rigore. 5 tiratori da una parte e 5 dall'altra. Porterà a casa la vittoria chi avrà più testa, chi saprà controllare meglio le emozioni. E adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Sistema la palla con cura sul dischetto. Grande parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Segnando questo rigore possono portare a 2 il loro vantaggio. Nessun problema per il portiere. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Stupenda parata del portiere. Il portiere deve aver riletto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! Il loro vantaggio raddoppia. Sono sotto di 2 gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Se segnano nuovamente hanno l'opportunità di mettere in ghiaccio la partita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Allungano, 2 gol di vantaggio. Se questo pallone non entra, la partita è finita. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Il portiere ha appena regalato la vittoria ai suoi. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un onore, come sempre.